cambiano tante cose, la nostra vita, e anche dovrà cambiare il sistema che ha retto finora la nostra conduzione delle cose, e questo anche nel teatro. Presentata questa mattina al Museo Archeologico Nazionale, la rivista Perseo, curata dal Teatro di Napoli, Mercadante e San Ferdinando, è diretta da Roberto Davascio, docente di storia del teatro. Col contributo di voci molto diverse, il teatro diventa occasione per indagare le istanze della società attraverso il riverbero indiretto della scena. Sicuramente la rivista è il primo tassello di un discorso più ampio che vuole essere educativo, culturale e vuole parlare alla città, non soltanto alla città. È coraggiosa perché è una rivista di carta, laddove ormai tutti gli strumenti sono digitali, ed è sicuramente coraggiosa perché vuole provare a parlare a tutti e non soltanto agli accademici o agli esperti di teatro. Ci sembrava importante in questo momento dare al spettatore uno strumento di riflessione che evitasse il rischio di riprendere una strada come se niente fosse accaduto. Il dovere del teatro pubblico è anche quello di riflettere sulla propria funzione, e questa rivista ce lo consente. Pubblicata da Marotta e Cafiero, la rivista avrà periodicità semestrale. Nel comitato editoriale, Roberto Andò, direttore del Teatro di Napoli, Lorenzo Mango e Anna Maria Sapienza, docenti di discipline dello spettacolo, Stefania Maraucci, responsabile della comunicazione per il Teatro di Napoli. Marotta e Cafiero fa questa scommessa di pubblicare una rivista cartacea di 100 pagine a colori che parla di teatro perché è il momento di reinventarsi. Noi ci siamo reinventati durante la pandemia immaginando di pubblicare un grande autore come Stephen King, ci siamo riusciti, e perché vogliamo alzare l'asticella. A conclusione della conferenza è stata annunciata una collaborazione di 3 anni fra il Museo Archeologico Nazionale ed il Teatro di Napoli. Il teatro addirittura come istituzione culturale nasce molto prima del museo, nasce nel mondo antico come sappiamo tutti e parla alla città. Oggi che i musei, i teatri e gli altri istituti di cultura hanno compreso l'esigenza di riallearsi insieme, devono tutti parlare alla comunità come già prima faceva il teatro, e devono farlo però a tutte le fasce della comunità, soprattutto ai più deboli. È per questo che questa alleanza con il Teatro Nazionale, ma anche le collaborazioni proficue con il Comune di Napoli, convergono verso la creazione di quartieri della cultura nei quali le istituzioni culturali quotidianamente si incontrano e fanno osmosi con la popolazione, cittadini e soprattutto con quelli più in difficoltà.